Un volto conosciuto nel calcio casolano è il presidente della Sporting Casolana, Ettore Carracino, che ha presentato questa rinnovata società che si pone come obiettivo prioritario, oltre che fare bella figura nel campionato di promozione, ma soprattutto dedicarsi in maniera certosina al settore giovanile che voi avete ampliato quest'anno. Certamente con l'arrivo di Anzivino cercheremo di fare di completare l'organico nostro, che prima era soltanto squadra di prima categoria, adesso di promozione. Cercheremo di creare un settore giovanile, ricordando che a caso i settori giovanili ci sono sempre stati e sono sempre andati molto bene. Ci auguriamo insieme con lui di fare un discreto campionato, tanto il nostro obiettivo rimane per adesso la salvezza. Il primo anno cercheremo di mettercela tutta, e quindi in bocca al lupo soprattutto a lui, al mister, perché avrà molto da lavorare. Noi sicuramente gli daremo una grossa mano. Grazie. Come vostra filosofia, lei già l'ha ricordato, è quella soprattutto di non fare il passo più lungo della gamba, perché ci sono stati esempi nel passato nei quali questo non ha portato a grossi benefici. Ma sicuramente ormai con i tempi che corrono bisogna andarci piano con le grosse iniziative, eccetera eccetera. Noi siamo partiti, ripeto, con una squadra di amatori, di ragazzi che avevano voglia di giocare, siamo dalla terza categoria e siamo arrivati in promozione, sempre con lo stesso spirito, cioè ragazzi che vengono a giocare per voglia, a titolo soltanto ripagati da un piccolo rimborso spese e dal fatto di stare in compagnia nel dopo partita. Il nostro spirito continuerà così, soltanto che a livello di promozione sappiamo che la cosa è molto difficile, quindi oltre a tanti locali che abbiamo dovuto inserire e stiamo completando la squadra anche elementi di fuori, diciamo, di categoria. E dopo l'esperienza abbastanza breve con il San Buceto, mister Anzivino ha accettato questa nuova scommessa in promozione con lo Sporting Casolana, ma l'obiettivo principale è quello relativo al settore giovanile. Sì, quello è un obiettivo molto importante, però ci tengo a precisare che per me la prima squadra è importantissima, cioè, lo sottovalutiamo, perché poi se no... Cioè, voglio dire, se io non sto caricato non vado da nessuna parte, perché non puoi trasferire quello che vuoi se tu non hai emozionalmente qualcosa dentro di te, per cui cercheremo di fare la prima squadra con il massimo dell'impegno, e poi naturalmente il settore giovanile, che avrà bisogno soprattutto di tempo e di lavoro e di idee per far sì che nasca un bel progetto. Sicuramente non sarà una cosa semplice, ma penso che la sfida vada raccolta, perché ci sono tutte le basi per far bene. Poi più dettagliatamente parleremo con Gianmarco Di Giuseppe del settore giovanile. Per la prima squadra, quali sono le novità fino a questo momento? Ma le novità per quanto riguarda i giocatori, noi abbiamo preso De Cilis, che è stato con me diversi anni, centrocampista, Scopinaro, che ha avuto pure a Borrello. Di volti nuovi in realtà dovremmo avere anche Nicodemo, che però adesso ha degli impegni di studio per cui non può ancora arrivare. Poi c'è Rapa, un 99, interessante, che ci si può lavorare, ma quello che mi fa estremamente piacere è la disponibilità dei ragazzi a lavorare, che poi non lo chiamo manco lavoro, perché chiamare il calcio lavoro è un po' un eufemismo, insomma. Penso che il calcio deve essere soprattutto un piacere farlo, e deve essere anche un piacere la fatica stessa, perché senza quello non si va da nessuna parte. Quali sono gli obiettivi che la società le ha chiesto per la prima squadra? Obiettivi, la società ha chiesto la salvezza, e indubbiamente quest'anno il campionato di promozione è un campionato importante, perché secondo me ci sono 5-6 squadre
che veramente hanno, non hanno niente da invidiare all'eccellenza. Parlo di Spoltore, parlo della seconda squadra di Chieti, Passo Cordone, Casalbordino, stesso Palombaro, quindi sono realtà che in questo momento a livello di budget hanno speso qualcosa in più, però io sono contento della squadra che ho perché vedo un buon gruppo, un gruppo dove non ci sono giocatori che si tirano dietro, sono disponibili sia per gli orari che per l'allenamento, per cui sono fiducioso di far bene. Tra i responsabili del settore giovanile dello Sporting Casolana anche Gianmarco Di Giuseppe, che ricoprirà tra l'altro anche il ruolo di calciatore con la prima squadra. L'obiettivo è quello di sfornare giovani calciatori casolani per la squadra di Casoli. Sì Antonio, come dicevi, l'obiettivo dello Sporting Casolana con il settore giovanile è proprio quello di far crescere ragazzi in maniera tale che in prima squadra si avrà la possibilità di avere in campo nella maggior parte giocatori di Casoli, cosa che succedeva anni e anni fa, fino a 7-8 anni fa questa cosa è mancata, però adesso con quelle che sono anche le esigenze economiche di tutte le squadre di promozione eccellenza che sono del circondario, il settore giovanile è una risorsa molto importante per tutte le prime squadre, motivo per cui c'è un allenatore come mister Anzimino che coordinerà tutto quanto questo e abbiamo questa fortuna e cerchiamo di portare avanti questo discorso sin dai piccoli amici fino alla juniors. Quindi in definitiva quali squadre cercherete di allestire per questo primo anno di ristrutturazione? Le squadre che allestiremo sono praticamente tutte, da piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e juniors. E cercheremo di dare un'impronta da giovanissimi in su, un'impronta calcistica facendo riferimento sempre a quelli che sono gli insegnamenti che avremo da mister Anzivino in prima squadra, motivo per cui ad allenare queste squadre, oltre a Sergio Forlani che è uno storico allenatore di Casoli, saremo molti ragazzi della prima squadra. Io ho intrapreso questa avventura l'anno scorso, come primo anno da allenatore della Juniors mi sono tolte belle soddisfazioni, non solo come risultati come di squadra ma con i ragazzi. Io ho intrapreso un rapporto con i ragazzi fantastico. E a darmi una mano ci saranno Antonio De Cillis, ci sarà Giuseppe Orsini e ovviamente sempre sotto la guida di mister Anzivino. E come accennava Gianmarco Di Giuseppe, non soltanto lui ricopre questo duplice ruolo di calciatore con la prima squadra e di responsabile del settore giovanile. Tra questi c'è anche Giuseppe Orsini, che abbiamo avuto modo di sentire la scorsa settimana con il torneo di calcio a 5. Una stagione che vi responsabilizza molto voi ragazzi della prima squadra con questo duplice ruolo. Sì, hai detto bene, soprattutto perché la responsabilità è doppia quando si parla di ragazzi, ma soprattutto di ragazzini e bambini. Quest'anno abbiamo la fortuna di seguire più che un allenatore, diciamo un maestro che è Donato Anzivino, e il curriculum parla per sé, ma soprattutto ogni giorno, per quanto riguarda già una settimana che ci allena, scopriamo sempre di più la sua filosofia, non solo in mezzo al campo ma anche per la vita. E noi, come già diceva Gianmarco, cerchiamo di riportare queste lezioni, consigli anche per i bambini e soprattutto per i ragazzini che dovranno crescere per poi sperare di arrivare in prima squadra. E sì, il duplice ruolo ci responsabilizza perché non solo con la prima squadra ci teniamo a fare un bellissimo campionato, sempre puntando prima alla salvezza perché siamo una matricola, e poi con i ragazzini allenarli e farli crescere sotto la guida di Donato Anzivino. Hai già la tua squadra, già è stato ufficializzato il tuo ruolo oppure è ancora da definire? Per il settore giovanile stiamo definendo ancora i vari ruoli e i vari settori in cui ci dobbiamo lavorare
su ogni categoria, poi dipende anche dalle iscrizioni, quindi ci si riunirà e si deciderà tutti insieme quali saranno i propri compiti. Una cosa fondamentale che volevo dire è che tutti i ragazzi comunque che alleneranno, chi ha già il patentino, chi non lo ha, lo prenderà, perché non vogliamo scherzare sui ragazzini e ci teniamo a fare veramente una bella figura. Sindaco Tiberini, oggi c'è stata questa presentazione ufficiale ai cittadini di Casoli di questa realtà calcistica Sporting Casolana, che vuole puntare molto sui giovani locali. E con molto piacere questa sera ho partecipato alla presentazione dello Sporting Casolana, una società che conosco ormai da quando è nata, da circa 11 anni fa, e con piacere ho potuto ascoltare quella voglia di voler fare il calcio a Casoli che è partita già negli anni passati, e con un nuovo spirito che viene portato da mister Anzivino, che ha di tutto, come dire, tutto rispetto e dire poco, e ha fatto la storia del calcio qui nei dintorni. Ma le parole belle che ho sentito particolarmente sono quelle di Gianmarco Di Giuseppe, il quale ha detto un obiettivo fondamentale a cui io tengo particolarmente: le giovanili, partire dai giovani per poter crescere, stare a Casoli e poi andare in prima squadra, avere 11 undicesimi di Casoli in campo. Questo è veramente un obiettivo che da cercare e da volere, che io condivido fortemente. In quanto alle strutture che sono di competenza comunale, c'è stato, se non sbaglio, una sorta di appalto e la gestione sarà affidata proprio allo Sporting Casolana, giusto? Certo, si è fatto un avviso pubblico, si sono invitate le due società che gravitano sul territorio di Casoli e in base ai parametri oggettivi della legge regionale l'affido è andato allo Sporting Casolana, che dovrà gestire e utilizzare il campo di calcio per tutti. Poi per il periodo invernale, per i più piccoli, c'è la possibilità di usufruire di qualche impianto coperto? Sicuramente sì, ci sono diverse palestre qui a Casoli che devono essere concordate e utilizzate con i rispettivi gestori.